si entra, è aperto. Bene, siamo arrivati. Portalo fino al giallo se ce la fai. Hai visto? Urla, di qualcosa. Si è acceso il geofono. Ciao a tutti, benvenuti alla nuova puntata del Paranormal Urbex. L'abbiamo chiamato così perché quello che facciamo è Urbex, però essendo un gruppo di ricerca sul paranormale, l'abbiamo chiamato così. Bene, questa sera indagheremo in una villa abbandonata, che è qui, dietro le mie spalle. Questo è l'ingresso per entrare. Qui si entra nelle cantine di questa villa, per poi proseguire nei piani superiori. Di questa villa ci sono tante storie, sono stati raccontati tante storie particolari di attività paranormali, addirittura di apparizioni di una figura intera. Bene, questa sera siamo qui per verificare tutto ciò. Seguiteci e lo scopriremo insieme. Ora entriamo. Stiamo entrando. Sigla. Sei una donna? C'è una donna qui?
un rumore, dai. O tocca uno di noi. Di qualcosa. Stiamo cercando lo spirito di una donna anziana. È in questa villa? Ti spiego per l'ennesima volta come funziona. Se ti avvicini a questa capsula bianca e batti un piccolo colpo così, come puoi vedere si accendono delle luci. Non ti serve molta energia per fare ciò. Basta toccarlo anche. Oppure, se ti avvicini a quello strumento con l'antenna, emetterà un suono. Bene, ora saliamo all'ultimo piano. All'ultimo piano ci sono state delle segnalazioni. Hanno visto una donna anziana che camminava per il piano, che si aggirava. E c'è stato anche qualche caso che l'hanno vista affacciata alla finestra. Sarà qua? Lo scopriremo, ma fino adesso non si è fatta sentire. Arrivati al punto delle segnalazioni. Qui l'hanno vista. L'hanno vista qui. Adesso voglio verificare un attimo il pavimento perché... Villa abbandonata, ultimo piano. Qui hanno visto lo spettro di una donna. Ehi, ciao. Mi rivolgo a una donna che hanno visto qui, in questo piano. Voglio sapere se sei qui. Se sei ancora qui. Ti abbiamo dato una possibilità per comunicare, per dire qualcosa. Ma tu non hai fatto assolutamente nulla. Neanche un semplice rumore. Poi, capa 2, non hai inquadrato, poi, hai inquadrato? Sto inquadrando, spero preso. Guarda. Se c'è giù fino, poi, guarda. Sei tu che accendi questo strumento, lo puoi rifare per favore? Sei tu che lo accendi? Visto? Non è inquadrato, immagino.
No, sto inquadrando, solo che non lo vedo, c'è troppo buio. Spero che con la standard si veda di più. Quindi sei tu che accendi questo strumento, lo puoi rifare per favore? Portalo fino al giallo se ce la fai. L'hai visto? Non dirmi che non l'hai filmato. Lo sto filmando. Gli ho chiesto di portarla al giallo, l'ha portata al giallo, eh? Ti ringrazio. Quindi sei qui con noi? Se sei qui con noi, lo puoi portare al giallo un'altra volta, per favore? Hai visto? Ci sei? Urla, di qualcosa. Si è acceso il geofono. Ma è la vibrazione della mia voce. Urla qualcosa. Adesso non abbiamo detto niente però. Si è acceso dopo che ho fischiato. Però quindi... No, no, è qualcosa di strano. Bene, l'indagine paranormal urbex termina qui. Abbiamo fatto la nostra indagine, sono capitate delle cose alquanto strane con il K2, sembra che abbiamo avuto una sorta di interazione, gli chiedevo delle cose e questa entità probabilmente le faceva perché gli chiedevo di portarla a giallo e come avete visto nelle immagini lo portava a quel livello. Che dire, un'interazione può essere, non lo sappiamo con certezza. Ora analizzeremo anche le registrazioni audio, video, anche della termocamera se abbiamo altri riscontri. Non mi sento di dire che questa villa è infestata, come dicono. Dalle segnalazioni sembrava che ci fosse qualcosa di più attivo, insomma, delle vere attività paranormali, ma noi non abbiamo riscontrato praticamente nulla se non qualche riscontro con il K2. Quindi mi sento di dire che questa villa non c'è assolutamente niente per il momento. Io vi ringrazio per averci seguito. Adesso a fine video ci saranno i risultati delle registrazioni audio se c'è qualcosa. Ciao a tutti, Ciao a buonanotte. tutti, buonanotte.
Vorresti andare altrove? Avvicinati a questo strumento. Accendilo. Non l'hai sentito, eh? No. C'è stato un rumore di là.